siamo incontrati con i commercialisti per cercare una soluzione e abbiamo trovato appunto un punto di incontro dove facciamo incontrare la domanda e l'offerta, cioè chi ha crediti da cedere, parliamo dei nostri iscritti ovviamente, dei tecnici, è disponibile a cedere questi crediti. Dall'altra parte ci auspichiamo che ci siano persone che dispongono o imprese che dispongono di liquidità per poter acquistare questi crediti. Ecco, la complessità del superbonus è apparsa evidente sin dal primo momento per i tecnici. Se pensiamo che da quando è stata emanata la legge nel 2020 ci sono state 25 modifiche legislative, di cui 12 sostanziali. Questo ci dice un po' veramente la portata di questa norma, di quanto è stato tortuoso e difficile questo percorso sul superbonus. Dopo c'è da dire che i tecnici, i professionisti non hanno mai avuto la possibilità di scontare i crediti. Loro, se non tramite le imprese, che ovviamente pagavano, ricompensavano i professionisti solo dopo che a loro volta avevano incassato i soldi, i crediti che loro avevano ovviamente da scontare. Poi c'è intervenuta anche la Deloitte, che è praticamente incaricata da alcune banche per la gestione e controllo delle pratiche di finanziamento, ha imposto l'obbligo di un filmato, oltre all'asseverazione che già era prevista, per testimoniare l'esecuzione, dimostrare che i lavori erano stati eseguiti correttamente. E poi, ecco, arrivato a metà febbraio il decreto cessioni che ha messo una pietra tombale sul superbonus. Di conseguenza questo ha gettato nello sconforto un po' tutti quanti perché ovviamente i crediti si sono incagliati, non si incassano e peraltro quelli maturati fino al 2022 c'è il rischio che se non vengono incassati entro marzo vanno poi diluiti nel tempo, nel medio-lungo termine, chissà quando verranno incassati. Ecco, chi ha lavorato duramente negli ultimi 2 anni rischia veramente di non vedere mai questi soldi. Devo dire che noi abbiamo accolto con favore la richiesta da parte dell'Ordine degli Ingegneri, del Presidente Leo, per cercare di dare un supporto soprattutto alle imprese edili che in questo momento si trovano in serie difficoltà in quanto non riescono più a cedere il proprio credito d'imposta. Quindi hanno in pancia numerosi crediti d'imposta e quindi la loro difficoltà è che gli istituti di credito e le assicurazioni praticamente hanno quasi chiuso le porte per questa iniziativa. Il governo certo non ha dato una mano perché francamente ha chiuso le porte da un giorno all'altro. Devo dire che il nostro Consiglio nazionale sta chiedendo emendamenti a questo nuovo decreto. Noi come professionisti, almeno del posto, vorremmo cercare di dare una mano. Noi come Ordine Dottori Commercialisti cercheremo di farci parte garante tra le imprese che vogliono cedere il proprio credito e le imprese che vogliono acquistare, in modo che potremmo evitare le assicurazioni e le banche che ovviamente hanno chiuso le porte, cercare di imprese invece che lo vogliono comprare. Qui bisogna però stare molto attenti perché oggi come oggi gli istituti di credito ormai scontano dal 20 al quasi al 30%, mentre sul mercato sentiamo che molti comprano al 50-40%. Qui bisogna vedere il limite dell'usura, ecco perché dov'è il nostro intervento, cercare ovviamente di garantire le nostre imprese, i nostri professionisti che nel momento in cui intervengono a fare un'operazione del genere si un'operazione formalmente e ovviamente fiscalmente, civilmente corretta e quindi questo è il contributo che noi vogliamo dare anche gratuitamente a tutte le imprese e ai nostri iscritti.